Non ho ambizioni politiche di nessun tipo, potrei fare la vita che voglio, immagino che tutti possiate immaginarlo, e invece eccomi qua, per fortuna che sono ancora giovane e quindi posso starci e lavorare. Per vostra tranquillità, l'ho scritto su un'intervista, non so quale giornale, io tutte le mattine mi alzo alle 6 e faccio 4-5 km di corsa. Lo dico perché ci sia in voi un istinto di imitazione. Poi ho la fortuna di avere una piscina calda in casa, faccio mezz'ora di nuoto, poi leggo i giornali e comincio a star male. Ecco, soprattutto mi fa star male il falso quotidiano. Il fatto, falso, non mi ricordo più. Il falso quotidiano, che in questi giorni mi accusa addirittura di avere pagato per tanti anni la mafia. Allora, siccome nel convincere gli altri probabilmente vengono fuori anche queste cose, le leggono lì, c'è un procuratore che dice Berlusconi. Allora, la cosa della mafia è di una semplicità estrema. Io vado ad Arcore ad abitare con i miei due figli, con la mia prima famiglia, e a un certo punto, per gli animali, Marcello Dell'Utri, lo facciamo inserzione sul Corriere, non troviamo nessuno pratico di animali e di fattorie, lui che aveva fondato una squadra di calcio, la Bacigalupo a Palermo, conosceva uno che andava a segnare alle righe del campo per passione. Allora dice, questo sa di animali, questo arriva con la mamma, con due figlie e con la moglie, si sta per un anno, credo, lì ad Arcore, si comporta benissimo. Poi a un certo momento succede che rapiscono da casa mia il principe d'Angelo di Sant'Agata e salta fuori nelle varie cose che lui era fallito e mi dà le dimissioni. Ma io dico, bene, salta fuori che questo signore era mafioso. E a un certo punto lui si fa vivo con Dell'Utri e gli dice, guarda che hanno messo nel mirino Berlusconi, vogliono rapirgli i figli. Una mattina accompagnano a scuola mio figlio, dalla scuola di Monza dopo un'ora telefonano e dicono, signora, suo figlio è malato. No, non è ancora arrivato qui, mia moglie svenne. Morale, andai a chiedere alla polizia in procura una scorta in difesa della mia famiglia, pagavo già tante tasse, mi risero in faccia, andai anche da un'altra parte che non dico, mi sghignazzarono in faccia e allora dovetti assumere io una polizia privata, sprangai tutte le porte di Arcore, mise le inferriate a tutte le finestre di Arcore. E i miei figli furono costretti a studiare le medie, il ginnasio e il liceo in casa, perdendo quel grande e piacevole contatto con tutti gli altri. Avevano uno, due, tre amici, ma è molto diverso non essere immersi in una comunità di una classe. E successivamente ebbi ancora l'onore di avere contatti con la mafia quando mi minacciarono di pagare ancora, dicendo se no ti incendiamo la standa di Catania. Io non ho pagato, me l'hanno incendiata. E io mi devo sentire dire da questi qua, perché c'è un processo che hanno fatto 5 anni, eccetera, che io davo i soldi alla mafia e che io sono mafioso e lo dicono ai giornali stranieri. Ma vi rendete conto di che infamia è buttarmi addosso un'accusa di questo genere? Io sono al contrario una vittima della mafia, lo sono stato con i miei figli, lo sono stato con le mie aziende.